Al Nani di Bellaria tornano a sfidarsi in promozione due squadre che lo scorso anno si sono scambiate il domicilio. Non a caso i Verdi si imposero a Nani per 0-2. La stessa cosa fece a parte inversa i Bellari già Marina 1956 a Sant'Ermete Stadium, vincendo col medesimo risultato. L'esperienza del Sant'Ermete di fronte ai ragazzi terribili dei Bellari già Marina 1956, partita condizionata da maltempo che ha reso il campo al limite della praticabilità. Il maltempo però sembra non condizionare nelle fasi iniziali il piede fattato di Chiusi, cui tiro risulta insidioso per l'ex Rimini Romani. Le emozioni latitano in prima frazione, causa per l'appunto il campo. Per tornare a vedere un'azione degna di nota occorre aspettare il sedicesimo, quando Mezzegur mette in mezzo una palla con la difesa di casa che ribatte sul piede di Fucchi, il cui tentativo viene strozzato in corner. Dal conseguente angolo arriva questo colpo di testa di Mezzegur senza pretese. I Bellari già Marina 1956 risponde con uguale esito. Dalla bandierina nasce una mischia sotto porta senza portare a conseguenze. Su fine di prima frazione da segnalare questo intervento parafulmine ad opera di Zanotti, squadra a riposo sullo 0-0. L'appuntamento con le emozioni ambedue le formazioni lo danno nel corso dei secondi 45 minuti di gioco, ad aprire le danze e bella vista, il quale conclude alto. Gli adriatici pervengono nuovamente al tiro con Chiusi, la cui conclusione risulta debole, mentre il colpo di testa di Zanotti arriva dal corner. Bella vista poco dopo si rende nuovamente protagonista sfiorando la marcatura e proprio sul momento di maggior pressione locale il Sant'Ermete passa grazie al gol di Fucchi. Momento inaspettato per il Bellaria e soprattutto fatale per gli uomini di Fusi, che però riescono a rispondere nell'immediato con Tebaldi con un tiro non certamente irresistibile che mette in difficoltà Romani, che con qualche brivido evita pericoli maggiori, mentre al trentesimo il tiro di Valentini viene salvato sulla linea di porta. Il Bellaria già Marina 1956 si rende vivo con questo tiro di Vivo che termina fuori, mentre il Sant'Ermete replica con Benvenuti che in velocità deposita la sfera sul fondo e successivamente con due conclusioni arrivate dal piede caldo di Vucai, prima direttamente a calcio piazzato, poi con un tiro finale dopo una solo personale. La gara si conclude con un nuovo tentativo di Vivo bloccato a terra da Romani. Il Sant'Ermete conquista i primi tre punti di stagione dando dimostrazione della propria forza. I Bellari già Marina 1956 crea ma non riesce a perforare questa volta la porta avversaria, ma anche lo scorso anno iniziò così. Poi sappiamo tutti quello che furono in grado di regalare al torneo i ragazzi terribili di Fusi.